Diceva. Dio, ragazzi. Siamo tornati. Allora, c'erano dei problemi di rete. Ripeto, allora, oggi andiamo a giocare Silent Hill 4. Lo giocherà prevalentemente Bea. Perché sì, perché finora ho giocato sempre io, mi ha sempre Non è guardato. vero, ho giocato anch'io, sono Vabbè, stata bravissima. non dico, magari non giocherà solo lei, però prevalentemente lei. Prego. Non ti fa scegliere il o No, enigma, no. opzione. Normale, facile, difficile. Oh, un omino bianco. Per mostrare le Ok, dicevamo. 2 anni fa, Eric Townshend si trasferì nell'appartamento 302 di South Ashfield Heights, un palazzo nella cittadina di Ashfield. Harry era felice e si stava godendo la sua nuova vita. Ma da 5 giorni sta succedendo qualcosa di molto strano. Ogni notte Harry fa lo stesso identico sogno, o c'è dall'altro lato. O c'è dell'altro? Non riesce più ad uscire dall'appartamento 302. Sogno o incubo? Questa è la domanda. Quindi non siamo Silent Hill. Ma che ne so? E prima ha detto Ash qualcosa. Non lo so, Bea. Non lo so. No, non guardare nell'armadio. Che brutta stanza. Cos'è questa stanza? Ah, intanto. Ok, volevo dire, è coperta di sangue e ruggine. Allora, questo è il Silent Hill che conosco di meno. Perché sì, l'ho giocato, l'ho anche finito. Ma è quello che ho giocato più tardi, che ho giocato di meno, ho guardato di meno i video, le cose. E poi, e niente, poi è anche quello che mi ha colpito di meno. Però è molto bello. Questo è il mio appartamento, ma che diavolo gli è successo? Lo sei tu, amico. Questo appartamento, ma davvero il mio appartamento? Si ripete come la Madonna. Appartamento? Hai problemi di memoria? Ah, appartamento. Non posso entrare, non sgabuzzi. Evidentemente no. Non voglio andare fuori, c'è il tizio. Non mi fa andare. Oh, sì, mi fa andare. Ho rotto il gioco. Poi calzo un po' il volume. No. È in condizioni pietose, l'aria è così pesante, mi fa male la testa. Non ho per niente fame, la mia testa mi duole. Non lo so. Non ci sono le migliori condizioni, comunque. Che cos'è questa foto? Tutta sbiadita e non riesco a vederla bene. Scusa, non so. Che impressione, sembra una faccia. È vero. Non fa quello che vuole lui. Oh. Che cos'è qualcosa? Che ne so. Oh, si sta rompendo tutto. No, sta uscendo qualcosa. Che schifo, che schifo, zappa.
Svegliati, tirati un pugno, fai qualcosa, basta che vai via. Se il disturbante era l'obiettivo, ci sono riusciti. Ti chiederei solo se puoi avvicinarti un po'. Non così. Dai! Che schifo! Vabbè, ci sta. Masashi Tsubayama. 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 Akira Yamaoka, grande. Conosco solo lui e Masahiro Ito. Questo sono io. Credo di sì. Sembra Harry da giovane. Oh man. What a dream. Allora, inizio col dire che secondo me un punto carente di questo gioco è che perde di espressività. Ok, se nel primo e nel secondo hanno fatto passi da gigante, cioè scusatemi, nel secondo e nel terzo, ma fa tutto da solo. Beh, è una cinematica, le cinematiche si... No, mi faceva spostare a me. Non lo so, Bea. Boh, dovevo esplorare la stanza. Ancora fuori servizio. Non rispondere. Hello? Help me. What? The cord's cut. Tutto normale. No. Dicevo, questo gioco perde di espressività rispetto al 2 e al terzo, che avevano fatto dei grandi passi, soprattutto col secondo, che le animazioni sono fatte a mano per quanto riguarda le facce, molto spesso, perché il motion capture non riusciva a quei tempi a prendere tutte le parti del viso in modo anche accurato. E comunque è un album di ritagli nuovo di Zé. Puoi leggere anche tu, Bea. Non stai parlando, non volevo interromperti. Puoi visionare il contenuto dell'album di ritagli premendo il tasto triangolo. Solo che tu non hai vissuto l'epoca della PlayStation e stai male. Y. Non hai ancora niente. Piam. Piam. E questo... questa foto. Sì, lo so, mi sembra, sai chi? Angela. Tu. Sei staccato qualcosa? No, non importa. Sembra Angela, vero? Sì. Angela Orozco. Oh, aspetta un minuto. Dov'è? Non me lo da più. Uno, due, tre, asterisco. Beh, devo dire 4, 5, 6. Nessuna risposta come pensavo.
Vabbè, ma c'è il filo tagliato, potrei mettere qualsiasi Vabbè, numero. ci hanno appena chiamato. E me l'ho tirato sul telefono. Non mi piace che sia in prima persona, mi mette ansia. Non lo so. È un horror psicologico. Credo che l'ansia debba far parte, no? Non Di voglio ciò. andare più in salotto. Non passo di lì. Questo volo è in grado di Perché? contenere parecchio. Perché scegliere cosa da guardare da solo? Eh? Io scelgo cosa guardare. Non può guardare le cose se non Sì, premi. non l'ho schiacciato. Bene. Armi altro. Non lo so. Puoi usarci le cose. Alla Resident Evil. Sì, ma non so i tasti. Cos'è cerchio? B. Quindi triangolo, cerchio. Beh, quello è il tasto che usi per tornare indietro. Sapere cosa sono i qua. Dimmi che forma hanno. Cerchio, X, quadrato, triangolo. Vabbè, non pensare a... Li conosci i Sì, comandi degli no. altri giochi? No, non... Sì, ma tu mi hai detto che sono Il diversi. pulsante a destra del joystick fa sempre quello, tornare indietro. È strano, pochi giorni fa l'alimentazione alla mia TV e al mio videoregistratore si è interrotta. Da quando ho cominciato ad avere quegli incubi. Prima hai detto sogni. Oh, lì c'è. Ti ho visto, hai premuto. Non ho premuto! Oh, c'è una signorina. Macchine. Però sembra tutto fuorché Silent Ma questa non è Silent Hill, infatti. No, ha detto Hill. Hai detto Ashes quello of che ho detto Creation. io con parole diverse. Sì, comunque non... O quantomeno siamo in un posto popolato. Voglio vedere dove va la signorina vestita di Nella rosso. metro. Ok. Ho come. Puoi guardarti intorno. Lì c'è uno. Sì, qui c'è un uomo che grida contro la televisione. Lì c'è una signorina. Fa quello che stai facendo tu. Guardona. Quello è un bambino. Lì c'è un'altra signora che guarda. Perché le signore guardano tutte fuori dalla finestra? Ficca naso. Direi che la spegniamo. Arrivo, vado a bere, tu vai No, avanti. ho portato questi libri con me quando ho traslocato qui 2 anni fa, ma da allora non li ho neppure toccati. Sì, ma io voglio sapere che cosa lì cos'è. Sembra un ritaglio da un libro. Accidenti, sembra scritto parecchio tempo fa. Ti aspetto? Ho trovato qualcosa. Tramite il rito della sacra assunzione, lui ha creato un mondo. Questo esiste in uno spazio separato dal mondo di Nostro Signore, più precisamente dentro, ma anche senza il mondo del Signore. Cosa vuol dire? Tramite il rito della sacra assunzione. Ma questo qui si ricollega di nuovo a Silent Hill 1 e 3. Che ne so, può essere. Potrebbe darsi, ma non credo. Parla di rito. Bene. Di sacro signore. Potrebbe darsi, Bea, potrebbe. Questo esiste Non in. sappiamo quando è inventato sta roba, non sappiamo dove, non sappiamo perché, non sappiamo niente. Dove? Sì, l'ha detto prima, ma non me lo ricordo più. Ash qualcosa. Va bene, non sappiamo se questa roba c'entra con Silent Hill. Brava, hai No, flippato. l'ho letto. Ah, A differenza di quello di Nostro Signore, questo è un mondo altamente instabile. Porte e muri a sorpresa, pavimenti che si muovono.
Strane creature, un mondo che solo lui controlla. Solo lui. Non c'è nessun lui che controlla. Finora lui era sempre la città e basta. Magari stavolta è lui. Lui. Harry. Non lo fa. Chiunque... Ti faccio notare una cosa. Prima è Harry Mason, ma qua siamo Henry. Sono due nomi diversi, però così capisci la differenza. A me sembra Harry da giovane. L'hai già detto. Non mi ricordo se... Non so da cosa, però va bene. Sì. Tutto il fatto che Harry Mason è un poligono praticamente e basta. Quindi non so dove dire somiglianza. Un vabbè. Poligono, è un poliglotta. Dai, vai. Chiunque è ingoiato da questo mondo vi rimane per l'eternità, come non morto, come uno spirito in una dimensione da incubo. Come può il nostro Signore consentire un tale abominio? Bella domanda. Questa parte del libro è troppo danneggiata e illeggibile. È importante viaggiare leggeri in quel mondo. Chi trasporta un fardello troppo pesante se ne pentirà. Il libro è di nuovo troppo danneggiato per leggere oltre. Non è una cosa positiva quella che abbiamo letto. Chissà cosa abbiamo combinato noi. Oh, ho salvato. No, questo è il salvataggio. Ho salvato. Metti pure il primo. So, Primo, non il secondo. Oh. Questo? Brava. Pensavo che guardasse il divano. Oh. Non c'è elettricità, quindi anche se premo non succede niente. Non so se voglio andare di nuovo. Oh. Una foto di me da bambino, è una di quando ho preso la maturità. Sembra una femmina. Non so la cosa. Sembra una bambina, guarda. Sì, vagamente. Non mi posso guardare. Vabbè, Bea, se non ti fa guardare, non ti fa guardare. Tanto questa è la porta del menù. Quella con le catene. Non ho voglia di lavarmi le mani. Ni adesso. Cosa? Non mi va di cucinare adesso. Non ti voglio fare niente. Ho paura di aprire il frigo. Dov'è? Qui c'è del latte al cioccolato. Buono. Vuoi prendere il latte al cioccolato? Sì. Latte al cioccolato. Latte al sapore di cioccolato, molto dolce. È il frigorifero di casa. Sì. Che altro? Voglio anche la bottiglia. Guarda ragazzi, dopo la chiave pesce di Silent Hill 2 non mi stupirò mai di niente. Vino bianco. Vuoi prendere la bottiglia di vino bianco? Perché no? Tanto ormai. Bottiglia di vino bianco dal frigorifero. È destinata a rompersi se continua a usarla come un'arma. Non l'abbiamo usata come un'arma. Non l'abbiamo usata. Però è evidenziata come arma. No. Io vorrei... Come colpisco la gente? Si è chiuso il frigo. Puoi guardare la porta del menù? Sono 5 giorni che ho questo incubo ricorrente. E quindi ti sei incatenato in casa? No, da allora non riesco ad uscire da questo appartamento. Il telefono non funziona, il tubo non funziona e quando grido nessuno mi sente. All'improvviso il mio mondo è impazzito. La mia porta è incatenata e le finestre sono chiuse ermeticamente. È come se non bastasse, qualcuno ha incatenato la porta dall'interno. Come farò a uscire da qui?
Non uscire. Walter. Walter, Walter. What the hell? What's going on here? No, non guardare. Ah, ma... è Eileen Galvin della porta accanto. Changes before the party. Mani. Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mani. Da quanti giorni hai detto che è chiuso qua dentro? 3. Forse. Non 15. Sarebbe morto, direi. Anche me. Fai fare niente. Che cos'è stato? Non voglio saperlo. Veniva dal corridoio. Che culo, entriamo in questa porta. Oh. Ci sono arnesi e altri oggetti per terra. Prendiamoli, magari sono armi. No, meglio prendere il latte al cioccolato. È un serbatoio pieno d'olio. È una lavatrice, adesso non mi serve. Mi dai qualcosa per difendermi? Niente interessante qui al momento. Per difenderti. Difenderti da cosa? Non lo so, da quello che ha fatto quel rumore. Hai la bottiglia di vino? Ah sì, utile la bottiglia di vino. Non so neanche come si impugna la bottiglia di vino. Non ci pensare. Certo, tanto mi cago addosso io, non tu. Ah, se vuoi gioco io. Non riesco neanche a muovermi. Quella porta a destra non l'hai guardata. Questa a destra non è quella da cui siamo usciti. No. Un buco. Se c'è qualcuno di sicuro te lo viene a dire, vero? I wonder if I can get out this way. Beh. Più che stare qui a non fare niente. L'acqua non esce più. Ah, beh. Cosa dici? Si sentono dei suoni. Ho detto hai. Non lo so. Ma è qualcuno che parla con qualcun altro? Non è il momento adesso. No, a me sembrano semplicemente voci di bimbi reversate e distorte. Ma non è il momento adesso. Secondo me tra poco sì, invece. Stiamo per cagarci addosso tutti qua. Ma certo che non c'è nessuno nella vasca da bagno. Perché dovrebbe esserci? No... perché forse è un cliché degli horror. Ci sono degli articoli da bagno qui, ma adesso non ho tempo. Articoli da bagno. Ho paura. Ecco. Anche il tubo di scarico è rotto. Tirare la parte che pende. Bah. Tanto ormai abbiamo fatto 30. Cosa vuol dire? Che abbiamo preso il latte al cioccolato, prendiamoci anche il tubo. Tubo di scarico lungo 1 metro, non molto potente ma abbastanza facile da usare. E abbiamo anche il nostro tubo, bene. Non ci abbandona mai. Come faccio ad impugnare l'arma? Non lo so, Bea, non lo so. Già solo il fatto che siamo in prima persona mi estranea. Vuoi entrare nel buco? Ma certo. Ma come fai a passarci in quel buco? Strisci, in qualche modo ce la fai. No, io avrei paura di incastrarmi. Non hai più paura di rimanere chiuso e morire dentro casa tua? Cosa brutta.
Sto gioco mi sta facendo venire la fobia dei buchi comunque. Intendi la saga dei giochi? Sì. No, no, guarda. No, guarda che brutto. Scusa, pensavo fosse un filmato, non pensavo dovessi muovermi, non posso guardarmi dietro. Non mi piace questa cosa. Non finisce più. Non posso correre. Non è che non finisce più, è molto lungo semplicemente. Sempre più brutto. E almeno cammina. Non so se voglio entrarci. Non voglio... Ci sei già entrato. Non so se voglio uscirci. Fa ridere due o tre volte. Mi porti dell'acqua? No. Dai. Un attimo. Certo, una scala mobile. In mezzo a tanti tubi. Poi siamo usciti dalle tenebre più oscure. Sai che a volte ho l'impressione di averle rimosse. Solo a volte però. Boh. Magari solo su alcune parole. Questo è quello che c'era dietro il nostro bagno. Sa dire solo questo. È come me. Ha due frasi e sa dire solo questo. Ma che diavolo! Sì. Prendi l'acqua. Ora sì. Oh, no, però questa... Persona. Che culo. È un grosso tubo. Mica solo quello. Guarda quanti sono. Questa sembra la stazione della metropolitana di South Ashfield, che riesco a vedere dal mio appartamento. Okay. Ma che cavolo di metropolitana hanno? È una metropolitana, ma è tutto sbagliato. Questo non dovrebbe essere qui. Vedete. Ti piace? Ci sono i tuoi comandi da scemo. Senti, tu hai i comandi da scemo. Oh. E questo cos'è? Questa sembra la stazione da... Vabbè. Ma di nuovo? Sempre questa, eh. Ma io volevo... Tu hai analizzato. Pensavo fosse un buco in cui entrare. C'è qualcuno là in fondo. Ah, tizia con il vestito rosso che abbiamo visto prima dalla finestra. Sì. Ma non mi fido. Quindi andrò di qua. Ma andiamo a vedere cosa vuole. Io avrei prima guardato a destra. Ok, allora non ci vado. Puoi correre comunque. Non... Sì, sempre lo stesso tasto. Ho sbagliato. Non so qual è. Sinistra. Ah. Oh, aspetta. Il tasto a sinistra. X! Mamma mia. Non è vero! Guarda! Oh, però oh, mi sono. Allora. No. Ah no, ma adesso con B si corre, va bene. Visto? In compenso mi sono preso un bastone in mano. La porta è chiusa a chiave dall'altra parte. No. La porta è chiusa, non si vuole aprire. Cavolo, sei un genio. Puoi girare la videocamera? No. Sì. Cos'è quella cosa che è apparsa di sopra? In alto a sinistra è la barra della vita. Il cerchio te lo spiego dopo. Allora aspetta, io voglio provare un attimo.
con questo salto indietro e con questo attacco. Bene, so come attaccare la signorina se mi viene addosso. Who are you? Oh, che carino. No. What's your name? Henry. And you? This is my dream and you don't even know my name. Va bene. It's Cynthia. Your dream. That's right. This is just a dream. And a really terrible one too. I hope I wake up soon. So you think this is a dream, huh? Well, if it's not a dream, what is it? Tua madre. Anyway, I want to get out of here, but I can't find the exit. Say, will you help me find it? I'm kind of scared all alone. I'll do a special favor. Perché non gli gioco? For you later. It's just a dream, so I might as well have some fun. Perché in ogni gioco c'è una persona che fa un lavoro... La tentatrice? Non lo so, perché evidentemente stanno male. Non posso interagire. Mamma mia, come si muovono male i personaggi di sto gioco. È una specie di... È una specie di pubblicità, niente di interessante. Andiamo nel buio più profondo. Non stiamo trovando niente. Niente munizioni, niente armi, niente di niente. Perché ti fermi? Perché cerco di guardare tutto quello che ho intorno. Wait a minute. Oh, no. I think I'm gonna puke. Vomita. No, che schifo. No. Tre ore dopo. Si sta addormentando lui, poverino. Ho capito, amico, ci sta addormentando. Vai a vedere come sta, no? Invece di stare lì appoggiato. No. Prendi il coso in mano, io ti ammazzo se non ce l'hai già. Ma che cazzo è? È un cane, brutto. È un cane, l'avevo capito anch'io. Il classico è morto. Zombie, solo che... No, c'è un altro vivo! Prendi il bastone, ce ne sono due vivi. Che belli. Ma hanno gli occhi. Se sto ferma non mi vedono. Beh, si bevono il loro frappè. Mi sa che devi combattere. Ok, intanto ti spiego, il cerchio vicino alla vita è la barra per caricare l'attacco. Tu tieni premuto, puoi caricare l'attacco. Non riesco? Sai, se picchi l'aria di sicuro troverai molto. Vedi che indietreggiano? Pestalo. Un attimo. No, pestalo. Bene. Bene. Scusa, non riesco a muovermi. No, stai tranquilla. Uffa. Non può star fermo lì a farsi attaccare. Pestalo. Non so se voglio entrare qua dove c'è lei. Ma scusa, ho vomitato sti cosi?
Bella questa teoria, non l'avevo mai sentita. Non riesco a vedere. Credo che non ci sia nessuno qui. E qui è vuoto. E qui è E qua vuoto. c'è un buco. Questo? Dove porterà questo strano Ma è un buco? buco? Bea! Mi sembrava un pezzo di parete. Vuoi entrare nel buco? C'è il bagno dei maschi ancora da visitare. Va bene, se vuoi andare prima nel bagno dei maschi, sì. Provo. Boh, lei l'abbiamo persa. Che Silent Hill che ti prende in giro. cazzo è stato? Senti, vuole farmi morire, però. Che non c'è nessuno. Va bene, entra nel buco. In the buco. In the hole. Paura. Cosa ridi? Non ridere di me. No, non dirmi che sono tornati nell'appartamento. Mi sa di sì. Basta il tomino bianco che mi mostra le chiappe. Però non siamo usciti dal buco, ci stiamo svegliando. Another dream. Io odio il doppiatore di sto personaggio. Seems so real. Perché? Perché parla sempre con questo What could it tono. be? Was I really inside that woman's dream? Sì. No, cioè, No, boh. that's just stupid. What am I thinking? È vero. Ma Però non so cosa sia stupido quando, nel momento in cui hai la sì. porta di casa tua incatenata e non puoi uscire. Cioè noi abbiamo, quando abbiamo guardato dalla finestra, abbiamo posto la nostra attenzione su quella tizia e siamo finiti nel suo sogno. No, questo è quello che sostiene lei. Non Quello siamo che finiti. sostengo io. Ah, se tu sostieni quello che sostiene lei, allora va bene. Qui ci sono molti piccoli oggetti, ma sono e li Non ti si porterò. sente se parli così piano. Scusa, parlerò più forte. Sono una foto scattata di fretta nel centro di Silent Hill. Attenzione, abbiamo un'immagine. Prima non c'era. Ma Secondo me c'era, solo che non l'hai vista. È una bella cittadina turistica. Ah, circa metà giornata d'auto da qui. Minchia. Ok, non è dall'altra parte del mondo, però siamo ben lontani da là. Ah, mezza giornata. avevo capito mezz'ora. Mezza giornata. Minchia, mezza giornata in auto. Oh, l'altro quadro. Questo. No, quello sotto. Non l'hai analizzato. Questa è una foto della chiesa che trovai durante la mia visita a Silent Ma allora, aspetta, prima l'ho schiacciato questo punto, non ha detto questo. Hill. Vabbè, vai. Per qualche ragione sono stato rapito dalla sua bellezza e ho fatto questa foto. Sì, sembra piramide test. Vuol dire, è Guarda. una punta di una chiesa, Sì, non è ma che ha detto tutto guarda. quello che è triangolare. Sì, invece. Anche qua c'è un quadro. Questo è il lago. E beh, per forza è il lago. Un lago. No, quel lago di Silent Hill. È quel lago a Silent Hill. Andai lì in visita qualche anno fa. Mi piace questa foto perché cattura tutta la bellezza, la tranquillità della vegetazione e del lago. Non sai quanto è diventato tranquilla nel tempo.
L'ho appesa al muro subito dopo aver traslocato qui. Forse è questo che ti sta portando sfiga. Mi piace quando non carica. Io questo giro che hai fatto di 270 gradi non l'ho capito. L'ho fatto anche prima. Lo faccio in continuazione, non so perché. Potevi farne 90 di gradi. La torretta robot. Allora, aspetta. Controlliamo tutto. È strano, pochi giorni fa l'alimentazione della mia TV e il mio videoregistratore si è interrotta da quando È la stessa cosa di prima. Ah, okay. Mi passi l'acqua. Oh. Vediamo chi c'è oggi qui dalla mia finestra. Ho sbagliato tasto. Fammi vedere però. Non riesco ad aprire la finestra. Fino a qualche giorno fa non era un problema. Non voglio aprirla. Da quando ho iniziato ad avere quegli incubi. Io voglio spiare. Devi inquadrare un po' più in alto. Oh. Vediamo. Chi vuoi spiare oggi? Osserva bene. Un numero di telefono. Bar Sudfield. Prova a chiamarlo. Ok, mi aiuta a ricordarmelo. 3750. Ok, ce l'ho in testa, dai. 3750. Oh! No. Biglietto. Prima proviamo a chiamare. Va bene. Qual era la parte? Salva dopo quando hai fatto tutto. Non so come si salva. Sei fuori il quadernino. Cinque 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 3750 3 7 5 0. Quel rumore, cos'è stato? Abbiamo chiamato la stazione di polizia di Raccoon City. Non è di quello che mi preoccuperei. Tu hai il telefono tagliato e ti rispondono. Allora aspetta. Adesso farò di nuovo il giro. Da che parte devo girarmi per non fare? Destra. Oh, ok. Non uscire fuori, Walter. Questa cos'è? Mamma, perché non ti svegli? Mamma, perché? Ma siamo un maschio. Hai messo la prima lettera nel tuo album di ritagli. Sì, ma... sono un maschio. Bea, ma tu ti focalizzi su queste cose senza senso. Ma non magari hanno noi senso. Noi non ci chiamiamo neanche Walters per questo. Eppure sulla porta c'è scritto Walter, non uscire. Non è Resident Evil. Non è The Last of Us. Non è un gioco logico. È Silent Hill. Salve. Posso un po' io? L'ultima cosa, voglio vedere un attimo di sì, nuovo. Sì, quando viene il buco, intendo. Non voglio aprirla. Devi premere centrale. Questi sono i problemi maggiori di questo gioco. Allora, il pazzo è ancora lì. Quello nella finestra lì sotto. Pazzo, magari. E gesticola da solo. Non lo fai tu? No. Non ci crede nessuno. Stai zitta.
Quello sopra è più agitato di ieri. Non ci sono più una serie di persone che prima guardavano. Ma i bambini? Giocano. A tirare le testate così contro le cose? Non lo so. Guarda, sono inquietantissimi. Vabbè, Ah, la stanno tizia. cantando magari, non lo La so. spione è ancora lì? Ne manca una, però. Non era qua? Questo è L'ho una di detto queste prima. macchinette. E là c'è un signore che parla. Scale, la porta. La metro? No, comunque abbiamo chiamato il bar di Southfield. E cosa ho detto io? La centrale di polizia. Era una battuta su Resident Evil quella, Ah, Bea. scusa. In questi appartamenti non c'è nessuno. Alla metro non c'è nessuno. E più là non posso vedere. Restaurant. Che paura. Perché Perché? c'è, guarda, ci sono i fili di questa sciarpa di mia madre che escono da fuori dall'armadio Ma e Madonna. sembravano dei capelli, tipo dei grudge. Pensavo parlassi del gioco, mi hai fatto cagare addosso, pensavo di non aver visto qualcosa. Ma no. Tu sei fuori. Guardiamo nello spioncino di Ma nuovo. certo. Quante mani sono? Sempre 15, no? Le abbiamo contate prima. Magari se le ho aggiunte o tolte. Non si vede C'è qualcosa in frigo? niente. Questi immobili sono qui da quando ho traslocato. Eh? Che strano. Qualcuno l'ha spostata. Raddrizza? Che cavolo? Può averlo fatto. Ma scusa, l'altro giorno non era già qua? Una pistola, vuoi prenderla? Non me lo chiedere neanche. Arma facile da usare, ma potere di rallentamento limitato. C'è qualcosa di... Sì, ma va. Non l'avevo visto. Sembra fatto con un punteruolo rompighiaccio o qualcosa di simile. Latte. La tenue speranza che non nutrivo si sta lentamente trasformando in disperazione. In qualche modo sono riuscito a scavare fin qui, ma per quanto mi sforzi non riesco ad andare oltre. Il corridoio, le finestre, i muri. Questo appartamento sembra intrappolato in un'altra dimensione. Eileen non si è mai accorto. Eileen è la vicina. Scusa, e quindi siamo noi che abbiamo scritto questa cosa? Pare di sì. Noi, però non noi stessi. È un buco Ma... che dà sull'appartamento della vicina. Sì, sulla camera da letto della vicina. Where did I put that damp room? Qua. È qua. Dietro c'è Robby il coniglio. No, che brutto quel coniglio! No, 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 io ho paura che adesso se tu esci e rientra. No, madonna, che paura. Vabbè, il fatto che lei abbia Robby il coniglio. Hai salvato, no, Sì, ho salvato, ho salvato. vero? Risolviamo. Però tu hai preso la pistola. Che cosa brutta! Qua è tutto uguale. Comunque, per chi non sa chi è Robby il coniglio, Non ha giocato Silent Hill 3. vabbè, se non ci avete giocato e non volete giocarci, andate a guardare le nostre live su YouTube. LOL. Lol. Manca solo più il bagno. Buco c'è sempre. Guarda.
Però non penso che non mi sbocca qualcosa. Adesso è il momento? No, non è il momento. Vabbè. Non ti sei ancora cagato addosso abbastanza da voler usare il cesso? Evidentemente. Basta, Buki. Ma perché c'è questa ricorrenza in tutti i Silent Hill dei buchi? No, solo nel secondo e nel quarto. No, anche nel terzo c'era il buco che dovevi buttarti di sotto. Sì, ma nel Silent Hill 2 e Silent Hill 4 è proprio molto più esplicitato. Ok, qua ci sono ancora i cani. Ho sentito un rumore brutto. Madonna, che fastidio non avere la radio. Ma lo senti questo rumore? Sì. Vai, vai! Oh, uccidilo! Sì, ma attaccami! Che cane stupido sei! Pestalo! Mamma mia, che mostro inutile. Ma poveretto! Tu mi hai attaccato, gli sono andato davanti. Vabbè, magari avevo paura. Tu hai un bastone. Mi occorre una moneta per passare attraverso questo tornello. Non hai una moneta di più. È l'uscita della linea di Lynch Street. Di King Street. L'entrata. Distributore automatico di gettoni per la linea My Guasto, non posso usarlo. E se provi a tirarci una bastonata? Non vedo perché dovrebbe essere utile. Boh, magari faceva cadere una monetina. Con le macchinette a scuola funziona. Date le bastonate alle macchinette a scuola. No, però se ci sono le cose incastrate la colpisci, magari cade. Telefono pubblico, ma è rotto. Comunque non abbiamo trovato mappe per ora. Due cani. Qual è la mappa? No. Chiuso. Tutto chiuso in sto posto, che pizza. Bello che il cane si muove. Quello si muove. Che deve fare? Non il cane. Ma può essere che... Oh cazzo, c'è un vermone. Che schifo, pensavo. Ma può essere davvero che non ci vedono i cani? Allora sei scemo. Pensavo fosse un tubo. Aia. Ma secondo me non ci vedono. Ci annusano solo. Quello che succede? Non ce li hanno gli occhi. Comunque non è giusto. Perché tu con due colpi riesci ad uccidere? E io carico il colpo. Io ci ho messo mezz'ora solo a colpirlo. No, no. No, ma allora sei scemo. Non posso colpire. Colpisci. No, no. Eh? Siamo tornati a Silent Hill 1. Che mi chiede se voglio prendere gli oggetti. Vuoi prendere i proiettili? No. Sto bene senza. Vuoi prendere la... Oh, che schifo. Magari c'è un gettone, prova a interagire. Lo sto facendo. Scusa. Ora che l'hai detto... Niente. Apri la mappa. Ma chi ce l'ha? Ah, ce l'ho. Come faccio ad avere la mappa? L'ho aperta io prima. La disegna lui mentre cammina. Ah, ok. Ah, allora è intelligente. Abbiamo un vermone. Allora è lui che scava i buchi. Guarda, sta scavando un buco. Può essere. E allora...
Dove non ne ho. Forse devi tornare a casa. Non abbiamo guardato qualcosa. Che ansia. Sì, bloccarsi in questo gioco è una cosa davvero brutta. Perché vuol dire che devi perché tornare non sai se hai dimenticato qualcosa nell'appartamento o se o nel mondo questo qui, non so come chiamare. Questo è Silent Hill. L'altro è l'appartamento. Aspetta, ricontrollano i cessi. Scusa, prima ha fatto rumore come se cadesse qualcosa. Credo fosse solo un rumore di fondo. Ma allora sono degli... E se torni indietro da... Se torni indietro da dove siamo arrivati? No. Il rumore dei passi è fastidioso, era più bello quello degli altri giochi. No, lì non ti fa passare, neanche da quella parte. Che palle, eppure... Che oggetti ho? Proiettili, latte al cioccolato, latte al cioccolato, che ti devo dire? Cosa vuoi fare con il latte al cioccolato? Finire il gioco. Vuoi farti un sorso? No, voglio finire il gioco. Altro che sigillo di Metatron. Noi vinciamo il gioco con il latte al cioccolato. E scusa, se metti il latte al cioccolato sul vermone? Magari devo continuare a picchiarlo finché non muore. Mi sembra stupido che... È un coso enorme, come puoi ucciderlo con quel tubicino? Certo, però il dio negli altri giochi si può uccidere. Lanciali il latte al cioccolato. Ma quella blu è la tua vita o la vita del mostro? No, è la mia vita. Non c'è nient'altro. Tanto la vita. La vita quando vai nell'appartamento si ripristina. Niente, vai nell'appartamento. Mi hanno lasciato qualcosa lì. Già, può essere. Ma scusa, nello sgabuzzino hai interagito? Non c'era niente. Magari c'era la moneta. Nello sgabuzzino. Vabbè, si sarebbe visto, no? Devi darmi un modo per voler interagire con le cose, sennò interagisco con ogni cosa, ogni muro, ogni tubo, ogni... Capito? E io è quello che ho fatto fino adesso. Tipo, mio padre mi ha sempre detto... vedi, dovevi tornare indietro e interagire un po'. Sì, ho capito, ma non è che se interagisco a caso e trovo gli oggetti è una cosa bella, no? Anzi, è un problema del gioco. Non dovrebbe essere così. Torniamo nel link. Porca miseria. Puoi skippare comunque questa scena. Perché è così bella? A chi non piace? Sono arrivati, eh? No, aspetta, ho appena visto una cosa. Che hai visto? Sai il caricamento che di solito c'è l'omino bianco? C'era il simbolo di Silent Hill. 3. Non mi ricordo. Il sigillo. Sì, non mi ricordo però quale. Non lo so. Arriviamo, ragazzi.
Io. No, c'ho io il joystick, ma... No, l'hai passato a me, veramente. perché dovevo aprire. Non è vero. Questo è il mio letto. Bene, basta, lo sai tu. Ah, posso spiare anche dalla stanza da letto. Scusa, la finestra dà sullo stesso punto. Ma non è possibile. Vabbè, ci sono 3 metri di distanza. Fai il giro di 270 gradi. No. Dai, perché non vuoi fare il giro di 270 gradi? And on a lighter note, we have a new addition to the zoo. Last night at 3 a.m., a female baby tiger was born, and both mother and child are reportedly doing just fine. Ah, normale. Un attimo, se funziona. Prova ad accendere la TV. Scusa, se funziona la radio. Sì, non volevo fare qui. Ancora tutto uguale, tutto No, non volevo salvare. uguale. Tutto uguale. Non mi piace questa stanza. Aspetta, era nella stessa posizione di ieri, quel pupazzo. Sì. Laviamo i piatti? No. Le mani. Siamo in scansa. Oh, il frigo! Ma il frigo cosa? Abbiamo preso il latte al cioccolato. Magari c'è altro. No. Niente di nuovo. Considera che per cavolate come queste, quindi non aver ascoltato la radio per sentire una frase del cavolo, non aver preso un bigliettino, il gioco non ti permette di andare avanti. Mangiamo? Ma facciamo qualcosa oggi che c'è il sole? Devo andare in posto. Anche quello, facciamo una passata. Allora, i prodotti da Ma bagno. scusa, dove possiamo averla messa una cavolo di moneta? Ma non abbiamo mai avuto questa moneta noi. Sì, ok, ma... E come andiamo avanti? Ma che ne so, ma qualcosa lo troveremo, eh. Beh, stiamo parlando di un gioco Metti che quando qualcosa... esplori l'ospedale, È quando hai esplorato ok. il terzo piano, ti appare il quarto. Ok, ma c'è qualcosa che non stiamo capendo. Continua ad essere tutto uguale e non stiamo trovando niente di nuovo. Vuol dire che... No, abbiamo ascoltato la radio. Ah, adesso ci troviamo... Ti ho detto prima una cosa, evidentemente Adesso ci l'abbiamo troviamo ascoltata. la tigre qua La sotto. tigre? Non ho detto più cielo di tigre. Oh, specie di guida della stazione. Guida della stazione. Che cosa c'è da Boh. guidare? Forse si dice le fermate della metro? Com'è che si chiamava la tizia? Come non E lo quella vicina è Eileen, so. quella che No. abbiamo incontrato non lo so. Ma è quella lì è sparita. È quella che abbiamo incontrato. Da mo'.
Ma scusa, se vede la parte opposta del verme? Ce l'ha. È chiuso. Le palle, è chiuso dappertutto. Oh. E il muro lì? È un muro. Perché tutto un video assoluto così? Che ne so. C'è qualcosa che non vediamo. Non c'è personale nella metropolitana. Cos'hai visto? Volevo ricaricare il salvataggio. Perché? Per non dover ritornare nel buco. Ma aspetta, non tornare nel buco. E qua non c'è niente. È palese che ci stiamo perdendo qualcosa nell'appartamento. Ma l'abbiamo esplorato tutto l'appartamento. Cosa abbiamo? Abbiamo pure aperto il frigo vuoto. E se usi il latte al cioccolato? Dove? Bevilo, che cosa ne so? Questo non posso usarlo qui. Rompi la bottiglia. Sì, madonna, che bottiglia è? Scusa, carica il colpo. Non ce la fa fare con la bottiglia. Ma scusa, hai detto che a forza di usarla come arma si sarebbe rotta, è ancora integra. Come arma, non come... Non lo so. ciao Luca, tornare dove? Nel buco. Purtroppo non puoi comprendere. Che palle sti buchi, oh. A me sembra uno spettro. Guarda. Spettro. Perché ho detto sì, la finestra. No, tieni, arrivo, devo andare in bagno. Vai. E io cosa devo fare? Trovo una soluzione. Ma non c'è! È l'appartamento. Devi guardare. Non mi ricordo dov'è l'appartamento. Luca, aiuto. Allora. Puoi prendere? Perché io ho mangiato la pizza in realtà non posso. Sì, se c'è qualcosa sì. Sì. Non trovo più il bagno. Va bene. In realtà non lo so come puoi aiutarci. Perché dovremmo trovare una monetina per entrare dentro alla metropolitana. Però sta cavolo di monetina non c'è da nessuna parte. Adesso io sto tornando all'appartamento di sto tizio, sperando di trovarla, magari dentro qualche giubbotto ha nascosto una moneta. Hai una monetina, Luca? Magari può aiutarci. Ci spedisci una monetina per la metro. E sono una foto. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente.
qui nell'armadio. Non posso. Qui non posso. Qui sul comodino. Where did you go? Hurry, save me. If you need a token, there's one here. Ok. È stato alquanto inquietante. Uno qui dove? Non c'è niente qui. Io provo a rifare il numero che abbiamo visto prima. 3, 7, 5, 0. Ce n'è uno qui. No, raga, cos'è? Solo rumore, ditemi che si sente, per favore. Io aspetto che finisce. No, non vado di là. Meno che non è qui nell'armadio. No, raga, mi sto cagando addosso. Che cazzo? Non c'è nessuno. Ho sbagliato anche tasto. Non mi sto cagando addosso. Non voglio leggere la tua scritta schifosa. Di nuovo me l'ha chiesto. Ah, ok, e la tizia qua. Ehi, ehi, sono qui dentro. Un attimo, se lei è qui. Posso andare a... Noi possiamo guardare dentro camera sua. Ce n'è uno qui. Qui la voce ci ha detto che lei ha una monetina. Eh? Allora, ho parlato di nuovo col telefono. Una tizia mi ha detto, se hai bisogno di una monetina ce n'è una qui. Qui dove? Boh! Non lo so, qua fuori c'è la tizia che spazza. Qua c'è il coniglio. Non so... Non so dove... dove... No, stavo guardando. Al telefono. Però non hai fatto numeri. No, ho solamente interagito col telefono. E poi ho provato a richiamare il numero che abbiamo visto prima. Però non diceva niente. Cioè, c'erano di nuovo gli stessi rumori di prima. Non ho guardato la finestra. L'ho guardata io 4 volte prima. Magari c'era qualcos'altro. Come posso aiutare? Come va? Bene.
Va abbastanza bene. Potrebbe andare meglio. Questa cosa è brutta e inquietante. Ha una moneta in mano. Non c'era prima questa cosa. Davvero, tu brava, sei una grande Sì, ho osservatrice. capito, ma lei era viva. Chi ha detto che è morta? È diventato un manichino che non si muove, Non non è respira. diventata, è un manichino che ci assomiglia al massimo. Non si sa mai. Lei è entrata in bagno ed è sparita. E come si entra? Però dai, Usa l'oggetto. Vale. non me la fa usare. Forse dei... Boh. Adesso l'ho usato, boh. Non voglio saperlo. Apparso di nuovo. Sì, l'ho visto, è una schermata di caricamento. Sì, ma il simbolo. È il simbolo, E sì. Ma prima non appariva questo. cazzo? Aia. Che Oh! cazzo? Oh, cribbio, fantasmi. Non dei classici mostri. È Corri, corri, corri. pieno di una roba strana. È pieno di fantasmi. No, no, Uccidilo, uccidilo. non lo so. Che cosa non lo so, uccidilo. Ce ne sto uccidendo un altro. Ma mi fa male stargli solo vicino. Va bene, vai via, ce n'è un altro, vai via. Ma non gli faccio un cazzo. Non c'ho proprio voglia di starvi dietro voi. No, non Era la sua aiutarla. voce. Oh. Tra un distributore automatico c'è scritto sopra. Oh! È dentro! E come diavolo la libero? Chiuso! Posso entrare? Qui c'è un pulsante. Perché Sembra l'hai che la porta della premuto? carrozza si sia aperta. Questo posto non mi trasmette niente di buono. Ah, si è aperta. Ok. È qui con me. Va bene. Ecco, adesso cerca di dover andare in bagno di nuovo, che magari diventi un altro manichino, eh. Madonna, mi sembrava pietoso. Dio santo. Non sto capendo. Ok, l'abbiamo liberata. E quindi se tu adesso vai... Se tu vai dentro il buco, lei ti segue. Può essere, non lo so.
se rientri. Oh, c'è una cosa lì. Togliti. C'è una scatola lì. Sì. C'è un baule di giocattoli, qui c'è scritto sopra 1000, qualunque cosa sia quella roba lì. È chiuso a chiave e non riesco ad aprirlo. Sembra quasi come se fosse il simbolo dei soldi. Che diavolo? Vabbè, what the hell, sei di solo quello. Manichini. Ma perché fa sto suono camminare dentro un treno? Non lo voglio sapere. Sembra di camminare nel fango. Cristo. Madonna, che casino. Labirinto. C'è il torso femminile di un manichino. Si rientra. No, non ci voglio. Non basta. Prossimo salvataggio, stacchiamo. Ma perché sto tizio fa sti sogni? Non può sognare un mondo pieno di fiori. Caramelle. Sogno è quello che ha detto lui, magari non è un sogno. Magari è più reale di quello che... Un altro buco. Sentia. Sentia. Perché le parla così bassa voce? Perché abbiamo di nuovo perso Cynthia? C'è una scala, Cynthia è sparita e c'è un buco. Io opto per il buco. Io buco per il opto. E parlerei di nuovo al telefono. Sono tre volte che quella tizia sparisce e poi ci contatta col telefono. Ah, di nuovo? Basta. Parla al telefono. C'è qualcosa che non va. Andiamo di nuovo verso Cynthia. Basta provare ad accendere la TV, non funziona. Bam. Allora. Ciao Lollo. Non lo so. Se sei il Lollo che penso io, quello delle medie, oppure un altro Lollo. Oh, metro. Niente. Boh, tutto sembra ordinario. Sì, ma... Guardiamo i buchi vari. È proprio lui. Bene, mi fa piacere averti qui. Niente Aileen. Ma quel pupazzo è sporco di sangue. Robby è sempre sporco di sangue. Ho capito, ma... Lei sì, non si fa due domande? Evidentemente no. O forse lo vediamo solo noi. Le risposte sono infinite. E quella tizia inquietante.
ancora niente. Com'è che si chiamava? Chi? È la tizia della Aileen. Metro. No, la tizia della metro. Cynthia. 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 Va bene, ragazzi. Vuoli. No, perché sul secondo? Perché sì. Perché? Perché sì, voglio salvare sul secondo. Va bene. Io spero che questo episodio, vabbè, dai, non siamo su YouTube. Ci vediamo nella prossima live per vedere se finalmente riusciamo ad uscire da sto appartamento. No, Bea, credo proprio che tutto il gioco ruota attorno a questo, quindi non credo magari proprio. Ma che poi in realtà lui sta uscendo dall'appartamento in modo metaforico. Beh, è andato nella metro. Vabbè. Ciao. Ma poi aspetta. Dimmi. La metro, guardando questa schermata, che è la porta d'ingresso dell'appartamento, la metro è tutta a destra. Il bagno è tutto dietro di noi. Sì. Quindi come fa un buco nel muro del bagno ad arrivare alla metro? Che è dalla direzione opposta del bagno. Il bagno è dietro di noi, Bea, a sinistra. Ma tu ti fai queste domande? Sì. C'è un buco in casa nostra. E beh, per questo ci sono anche delle catene sulla nostra porta d'ingresso. E il telefono... Ma escono fuori i fantasmi dai muri. Cioè, dai, su. Vabbè, io mi faccio le basta, domande. Basta, basta. No. Alla prossima. No.